avvenimento clamoroso interrompe l'idillio teatrale. Arriva il Giro d'Italia. La città è dominata da un'attesa febbrile, sommersa dalla marea dei manifesti e delle scritte. Siamo nell'epoca d'oro del duello Bartali-Coppi. La tappa a Roma-Pesaro sarà spettacolare per l'alta media, anche se poco fortunata dal punto di vista organizzativo. La carovana parte in anticipo, si fa di tutto per riempire lo stadio Benelli, ma i corridori arrivano prima del pubblico, lasciando con un palmo di naso i tifosi che avevano scritto di essere soddisfatti dopo 20 anni di attesa. Adolfo Leoni vince la volata e la tappa. Mario Fazio conquista la maglia rosa. I due campioni rivali sono rimasti nel gruppo. È anche l'epoca d'oro delle Miss e Pesaro ne offre una degna del vincitore. Davanti a Miss Tappa, Adolfo Leoni dice che adesso capisce perché ha pedalato tanto da Roma fin qui. La baraonda del Giro invade la città. Piazza del Popolo vive una San Nicola anticipata con la carovana pubblicitaria. Davanti agli alberghi, dove alloggiano i corridori, non si circola più. Il mattino dopo Pesaro è sulle prime pagine dei giornali sportivi e i pesaresi sono dietro ogni pagina di giornale. Un festone dice: gli sportivi pesaresi salutano i girini e augurano un presto arrivederci. Sono già passati 16 anni. Spariti i girini in fondo a Viale della Vittoria, ecco il festival in carrozza da Viale della Repubblica.